Ciao a tutti, bentornati su andreapiccinelli.net. Ieri, come avete visto nell'intro, è stata una giornata ricca di contrattempi, ricca di imprevisti. Tra le altre cose, mi si è rotto un pezzo del cellulare, lo devo mandare in assistenza, quindi mentre cerco una soluzione è possibile che io salti qualche appuntamento con voi. I contrattempi che ho avuto ieri mi hanno fatto pensare a come anche delle piccolissime cose possono provocare grossi disagi e di come questi problemi possono essere evitati o ridotti al minimo chiedendo aiuto a qualcuno di specializzato. Nel caso del Grovat è stata una mia leggerezza non aver chiesto all'assistenza se con la sola alimentazione dell'alternata il display si sarebbe acceso o meno. Nel caso del telefono purtroppo mi si è incastrata la slitta e se l'avessi portata in assistenza magari non avrei fatto i danni che ho fatto. Questo ragionamento si può applicare un po' a tutti i campi della tecnica e quindi anche a quello delle rinnovabili. Prendiamo per esempio gli impianti fotovoltaici: un errore di installazione o un intoppo nella pratica possono mettere a repentaglio l'investimento fatto dalla famiglia come dalla grande azienda. È per questo che io reputo essenziale affidarsi sempre a professionisti del settore. Come ho già detto magari in altri video, il fotovoltaico, sia dal punto di vista di montaggio che dal punto di vista burocratico, non è una cosa molto complessa, ma è molto delicata, e quindi il professionista specializzato ha delle accortezze che un generico, diciamola così, può non avere. Parliamo dell'elettricista, magari l'elettricista che fa un po' di tutto, sì, riesce a mettere sull'impianto, ma magari non ha certe accortezze, come l'attenzione nel fissaggio della struttura alla copertura per evitare infiltrazioni varie, mentre appunto l'installatore specializzato in fotovoltaico sicuramente quell'accortezza ce l'ha, non perché sia un tecnico migliore, ma perché sicuramente ha avuto esperienza e ha potuto risolvere più problemi legati al fotovoltaico rispetto a un elettricista normale. Stessa cosa vale ovviamente per i progettisti. Ho visto pratiche iniziate da architetti, geometri, un po' di tutto. Anche il produttore stesso può occuparsi della pratica di connessione. Il problema nasce nello svolgimento della pratica, perché inserire i dati è semplice, non vengono richiesti dati molto complessi. Alcuni sono molto tecnici, quindi serve per forza l'assistenza di un tecnico. In altri casi magari riuscite ad andare avanti fino a un certo punto, poi un piccolo intoppo, un'integrazione, qualcosa, nessuno ci guarda, un dato che non sapete, una richiesta di integrazione che non guardate perché vi arriva l'email ma non ci fate caso. Tutto questo allunga i tempi della pratica o ve la può fare anche decadere. Un tecnico che si occupa costantemente di pratiche di fotovoltaico, queste cose le sa, sicuramente ha avuto molte più sfighe di voi con le pratiche e distribuzione, terna, GSE, eccetera. Quindi è solo la maggiore esperienza, l'aver fatto più errori, l'aver avuto a che fare con più problemi, che dà al tecnico specializzato quelle probabilità in più di farvi andare bene la pratica liscia senza intoppi. Quindi, punto di vista personalissimo, se volete più tranquillità possibile nell'installazione e nella connessione dell'impianto, rivolgetevi a professionisti specializzati. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o se avete dato da fare l'impianto fotovoltaico a vostro cugino che ha fatto l'elettricista ed è riuscito benissimo a farlo. Io adesso vado a cercare la soluzione alla mancanza del mio cellulare per qualche settimana e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi è stato utile, non vi è stato utile, avete dei dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti perché non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. In descrizione trovate i link a tutti i miei canali social per informazioni e consulenze. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, anche questo link ve lo lascio in descrizione. Io vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì per un nuovo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.